Federico Chiesa è stato uno dei personaggi più discussi, in realtà in generale, quest'anno alla Juventus, ma ancor di più in questo Juve-Frosinone. Juve-Frosinone che non l'ho visto protagonista, un Juve-Frosinone che ha visto ancora una volta delle difficoltà tattiche di collocamento di Federico Chiesa, e con un Chiesa che lui, Allegri, continua a vederlo come seconda punta, ma Chiesa tende sempre ad allargarsi perché lui si vede in quel ruolo. Vuole in qualche modo snaturare un giocatore che quasi naturalmente va sull'esterno. Ora, al di là di questo aspetto, e ci arriviamo, mi hanno molto colpito le parole di, e poi ci ricolleghiamo a tutti i vari discorsi che facciamo di solito su questo tipo di contesto, le parole di Sandro Sabatini, che a Pressing ha detto, beh, su Chiesa è un giocatore che in questo momento è un giocatore difficile perché è difficile collocazione. Ora, al di là del fatto che Chiesa sta facendo male, ma non è che ora la narrazione a protezione di Allegri deve far snaturare un altro calciatore? In che senso? Perché quello che sentiamo oggi di Chiesa, che sta, attenzione, facendo male, però lo sentivamo qualche mese fa di Vlahovic. Era Vlahovic che non Sì, andava bene, 80 sì. milioni, ma evidentemente lui non ci metteva del suo. Oggi è Federico Chiesa che addirittura per Sandro Sabatini è un giocatore difficile. Attualmente difficile da gestire. Ecco, forse io sono d'accordo. Tu che idea, intanto che idea ti sei fatto di Federico Chiesa? Soprattutto secondo te c'è incompatibilità proprio tra lui e Allegri, perché ho la percezione che il rapporto tra i due non sia proprio così idilliaco, sia da un punto di vista proprio gestionale, sia da un punto di vista anche tattico. Sì, sono d'accordo, ma anche dal punto di vista emotivo, cioè non mi sembrano due che ne so, appunto, durante una sostituzione, magari l'abbraccio, quei segni, diciamo, quasi paterni dell'allenatore che magari a volte vediamo, questo non succede quasi mai. Questa infatti è una cosa che un po' credo che incupisce Chiesa, cioè a volte lo vedi appunto sconsolato in panchina, tipo ieri si è seduto e sembrava assorto nei propri pensieri, ecco, ovviamente stava sicuramente analizzando la propria prestazione. Che ovviamente era negativa, ci mancherebbe altro, anche perché, citando un dato su tutti, ieri Chiesa, Juventus Frosinone, zero tocchi nell'area di rigore avversaria per un attaccante della Juve in casa contro il Frosinone. Cioè, è una cosa ovviamente inaccettabile. Ma questi zero tocchi, secondo me, derivano, a parte il fatto che la Juve ha fatto una brutta partita, e lui in primis, ma derivano proprio dal fatto che lui tende ad allargarsi, quindi lui tende ad andare fuori dall'area di rigore avversaria. Questo è un dato che secondo me Allegri dovrebbe assolutamente evidenziare, sia perché è un dato negativo e quindi bisogna lavorarci su per migliorare questo dato, ed è un dato proprio che ti dice quasi la posizione che quel giocatore va ad occupare naturalmente, come dici tu. Sembra un po' quando tu metti due magneti col polo uguale, polo positivo e polo positivo, tu provi a fare avvicinare Chiesa all'area di rigore, a mettere la seconda punta, ma per No, ma forza di cose naturalmente si respingono e quindi lui tende ad allargarsi verso sinistra. Quindi sì, sono d'accordo con te, è un giocatore che con Allegri magari non si è preso bene per tutta questa serie di motivi che stiamo dicendo, sta facendo male. E sembra in generale comunque non girare niente in questo momento a Chiesa. Ieri l'unica cosa, l'unico lampo in cui lo abbiamo visto in quella conclusione dal limite dell'area, dove quando Vlahovic ruba quella palla praticamente sul cerchio di centrocampo, lo manda in profondità, lui rientra sul destro, tira, la palla viene deviata, va in calcio d'angolo, lui si arrabbia, dice un vaffa, diciamo che si è visto tranquillamente, però anche lì è più secondo me. Cioè, nel senso, sembra un vaffa detto, questa palla non vuole entrare, però in realtà lui non aveva fatto un gran tiro. Cioè, anche se non fosse stata deviata, secondo me quella palla sarebbe andata tranquillamente sulle braccia di Cerofolini, che l'avrebbe praticamente raccolta da terra con grande calma, non l'avrebbe neanche messo in difficoltà. Quindi è nervoso, si incupisce, secondo me, vede anche i fantasmi sul suo futuro che cominciano ad aleggiare, ne parliamo ovviamente ormai da settimane, quindi non vede la svolta della stagione. Ovviamente il fatto che sa che appena sbaglia qualcosa e appena arriva circa il 60esimo di una partita in cui parte titolare, sa che già c'è Yildiz pronto che si scalda. Questo magari non lo aiuta, però la concorrenza c'è, Yildiz c'è, quindi lui deve. Anzi, questo può servire al contrario come sprone proprio per lui per riprendersi quel posto da titolare, ma lo deve fare a suon di prestazioni. In questo momento non ci siamo veramente. È pur vero che viene da un periodo, come dice sempre Allegri, un periodo complicato in cui ha avuto degli infortuni, si è fermato, ha giocato, poi magari ha saltato quella dopo. Però con
considerando che la Juve fa le settimane tipo, mi aspetto una gestione diversa e proprio una forma fisica diversa. Cioè, a livello atletico, Chiesa mi sembra veramente deficitario e spero che questa cosa nelle prossime settimane cambi, perché quando poi magari stai bene fisicamente, inizi a star bene anche mentalmente e cominciano a girarti anche delle situazioni in campo che magari in questo momento ti vanno male. Quindi speriamo che ci sia questo switch nelle prossime settimane, anche perché, come abbiamo detto, c'è un rush finale di campionato che è clamorosamente difficile e quindi Chiesa deve dare una mano a questa Juve. Cioè, non penso che Yıldız possa caricarsi sulle spalle la Juve insieme a Vlahović a livello offensivo per 10-12 giornate con sfide, come abbiamo detto, praticamente quasi tutte complicate. Ecco, tra l'altro mi sembra un po' una situazione simile a, non so se ti ricordi, quando c'era Ronaldo che partiva sempre a sinistra, tutti gli allenatori, da Allegri fino poi anche a Pirlo, cercavano di dirgli sì, ma guarda che più vicino alla porta segni di più, invece lui se ne fregava, solo che Ronaldo e Cristiano Ronaldo, e segnava anche da casa sua, Chiesa, diciamo, un altro mondo. Però è una situazione che un po' me lo ricordo, diciamo, questa... Sì, è simile come meccanismo, sì. Sì, lui voleva assolutamente partire da sinistra, invece tutti gli allenatori puntavano a metterlo al centro. Ecco, secondo te, proprio a proposito anche di questo Juve Frosinone, molto la narrazione pre Juve Frosinone era Chiesa deve tenersi stretto il posto, anche perché dall'altro c'è un Sule che potrebbe essere il suo sostituto l'anno prossimo. Ecco, secondo te tra i due chi l'ha vinta la sfida a distanza? Indubbiamente Sule, ma ti dico perché. Ti dico perché il Frosinone propone, per cui Sule è maggiormente al centro dell'azione, cioè lo vedi più spesso, fa più tocchi, più estro, si viene a prendere palla anche nella sua metà campo, serve in profondità il Lirola di turno, il Zortea di turno, per cui diciamo quella catena di destra funziona bene. Chiedi Sule non ha inciso dal punto di vista, diciamo, parliamo tipo dei bonus da fantacalcio, ecco, esatto. per dirla così, però ha inciso nella pulizia di molte giocate. Cioè, io vedevo un Sule che spesso veniva anche sulla costruzione dal basso del Frosinone, veniva quasi sulla tre quarti campo difensiva del Frosinone a giocare palla, a provare l'uscita pulita con i difensori centrali, cioè senza paura. Mi ha ricordato, ecco, per tornare sempre a fare un paragone col passato, un po' il Dybala della Juve, che veniva a fraseggiare con il Barzagli di turno per poi magari aprire dall'altra parte. Quindi, sotto questo punto di vista, assolutamente l'ha vinta Sule la partita contro Chiesa, se proprio dobbiamo dirla così. Però io, per come sono fatto, preferisco un Chiesa a un Sule. Perché mi sembra quel giocatore che sempre ancora non ha espresso tutto il suo potenziale. Lo vedo sempre qualcosa che lui può tirare fuori da un momento all'altro e che spero sempre di vedere. Io, quando Chiesa prende palla, spero sempre quel fuoco che si accende, no? Quella sgasata che mi aspetto, che però in questo momento assolutamente non arriva. Sule è un giocatore sicuramente più di tecnica, più di fino, no? Il colpo d'esterno, magari l'imbucata, questo sicuramente. Chiesa è uno più esplosivo, ecco, quindi mi piacerebbe vedere nella Juve sia uno più esplosivo sia uno tecnico come può essere appunto Yıldız, per cui torno sempre lì, facciamoli coesistere questi due ragazzi. Però sì, se la domanda ti rispondo assolutamente, ieri l'ha vinta Sule, nonostante nessuno dei due abbia brillato. Chiesa ovviamente non ha assolutamente neanche acceso il lumicino, dico non ha proprio brillato in generale, però appunto tra i due prendo assolutamente Sule, che tra l'altro è uscito con i crampi, perché comunque ha fatto una partita anche dispendiosa dal punto di vista difensivo, quindi oltre alla qualità che mette nell'uscita palla, eccetera, eccetera, si è anche sacrificato molto.